Una donna di 60 anni si è lanciata dal quinto piano di un'abitazione di via Quircio a Campobasso e è accaduto questa mattina ai inutili soccorsi del 118. Palmieri e Durante per Liberi e Uguali con Pietrograsso, Iorio e Daimo per Noi con l'Italia, in corsa per un posto al Senato, analizzano fatti e lanciano programmi. Le opere pubbliche della vecchia e della nuova amministrazione di Termoli, l'ex sindaco di Brino fa il confronto guardando i prossimi interventi. Il comune di Termoli ha aderito ad un progetto nazionale volto alla tutela dei minori di famiglie disagiate, tra le azioni anche il sostegno ai genitori. Ben trovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Apriamo con un fatto di cronaca. Riverso al suolo dinanzi l'ingresso della sua abitazione di via Quircio a Campobasso, il corpo senza vita di una donna. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso di una sessantenne con disagio familiare avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Con molta probabilità per gli agenti di polizia, la donna si è lanciata nel vuoto dal quinto piano del suo appartamento. A chiamare le forze dell'ordine del 118 sono stati alcuni passanti e residenti del quartiere. Voltiamo pagina. Prima uscita per il rettore dell'Unimol Gianmaria Palmieri e il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso Michele Durante, candidati al Senato della Repubblica per la lista Liberi e Uguali con Pietrograsso. Inizio ufficiale della campagna elettorale per il rettore dell'Università del Molise Gianmaria Palmieri e per l'imprenditore e presidente del Consiglio Comunale di Campobasso Michele Durante. Entrambi sono impegnati come candidati per la lista Liberi e Uguali con Pietrograsso ai due seggi del Molise nel Senato della Repubblica alle consultazioni elettorali del 4 marzo. Gireremo i mercati, le piazze, andremo tra le persone anche a sentire quali sono le loro lamentele e le loro ritrosie, perché in campagna elettorale diventa tutto bello, si fanno promesse mirabolanti. Ieri Di Maio alla City di Londra ha detto siamo per le larghe intese, poi ha detto no, ho sbagliato, vogliamo il 51%. Il nostro paese il 51% non lo darà mai a nessuno, perché ancora 70 anni fa noi avevamo il re. 70 anni fa venivamo fuori da 20 anni di fascismo, da una guerra mondiale che ha distrutto economicamente, socialmente, civilmente il nostro paese, e i rigurgiti li vediamo ancora adesso. Quindi è una campagna elettorale che noi andremo a contrastare sul populismo del Movimento 5 Stelle, sull'inciucio fra Forza Italia e Partito Democratico, che oramai veleggiano insieme per un nuovo centrismo democristiano del volemos e bene, e contro i neofascisti, Salvini in testa, che guidano questa nuova area di dissenso, di acredine, di contrasto nei confronti di una società che deve essere più giusta. Intanto il rettore Palmieri spiega il suo essere in sintonia con le dichiarazioni del Presidente del Senato e referente centrale della nuova formazione politica, Pietrograsso, che intende abolire le tasse universitarie. Sono assolutamente favorevole all'abolizione delle tasse universitarie. Io sono rimasto sconcertato, un po' scandalizzato dalle reazioni che la proposta del Presidente Grasso ha suscitato. Reazioni che sono state improntate anche qui da un atteggiamento che è veramente, dal mio punto di vista, è incompatibile con le ideologie di centrosinistra. Si è detto, ad esempio, che l'università è un appannaggio, un privilegio dei ceti medio-alti. Non è affatto così. Pensiamo al nostro Molise. Soltanto attraverso l'Università del Molise decine di migliaia di studenti nel corso di 25-30 anni di storia del nostro Ateneo hanno avuto la possibilità di formarsi, laurearsi e di trovare un lavoro gratificante. L'università dunque deve essere aperta, e più sono gli studenti che possono iscriversi all'università, più il paese e anche la regione Molise ha chance di sviluppo. Quindi dire aboliamo le tasse universitarie così come fanno Francia e Germania significa puntiamo sull'innovazione, puntiamo sui giovani, puntiamo sulla ricerca. Un plauso straordinario al Presidente Grasso, una tirata di orecchie a chi forse digiuno di cose universitarie ha imprudentemente criticato la presa di posizione del Presidente Grasso.
Anche i candidati al Senato di Noi con l'Italia, Michele Iorio e Antonio Daimmo, sono intervenuti stamani durante un incontro a Termoli, entrambi pronti ad affrontare l'imminente scadenza elettorale. Non è stato facile anche a livello regionale trovare l'unità, ma il centrodestra ha raggiunto la compattezza necessaria per correre alle prossime politiche. Proprio in vista del voto del 4 marzo, i candidati senatori molisani di Noi con l'Italia, Michele Iorio e Antonio Daimmo, partecipando ad un incontro a Termoli, hanno parlato di serietà e di risposte a chi sceglierà proprio il centrodestra. Anni da dimenticare, quelli appena trascorso, ha sottolineato l'ex governatore Iorio. 5 anni da dimenticare perché sono stati 5 anni nulli. Per quanto attiene i provvedimenti di sostegno della crescita, la realizzazione di progetti significativi, di una politica che potesse essere congeniale al Molise in termini di sviluppo. Quindi, credo che siano stati 5 anni persi. Qualche volta, oltre a quello che abbiamo perso, c'è stato anche il danno, perché si sono fatte scelte non condivisibili nella maniera più assoluta, si sono persi finanziamenti notevoli, oltre 50 milioni di euro rispediti indietro perché non utilizzati, e 200 milioni di euro destinati all'autostrada persi e dispersi a Roma. Beh, questo i molisani lo devono sapere, sono soldi che il Molise aveva e che ora non ha più. In una logica di coalizione, la coalizione deve essere compatta, c'è l'obbligo della compattezza. Se c'è qualche mal di pancia, naturalmente è possibile che esista, ma deve assolutamente rientrare e trovare, far prevalere quello che è l'interesse più generale di chi si affida il proprio destino al centrodestra votandolo e si aspetta che ci sia corrispondenza di serietà e di comportamento adeguato. Dopo la parentesi regionale, Antonio Daimmo, pronto ad affrontare la tornata elettorale utilizzando tutta la sua esperienza. È un impegno più gravoso, è una responsabilità nei confronti dei cittadini molisani e non solo. Quell'esperienza regionale, durata anche un breve lasso di tempo, aveva messo nella condizione di avviare un percorso che si è interrotto e abbiamo visto anche come. Un impegno che metterà a frutto, spero, anche un'esperienza svolta sul campo, non solo sanitario, amministrativo. C'è molto da fare, io mi sento un carico enorme per quanto riguarda questa cadenza elettorale. Vedremo di utilizzare al meglio risorse e esperienze. Torniamo alla cronaca. Per indebito utilizzo di carta di credito, un 37enne marocchino residente a Campo di Pietra è stato denunciato dai carabinieri. Era riuscito ad effettuare prelievi per 1.200 euro dopo averla portata via ad un cittadino. I militari di Campobasso invece hanno deferito per truffa aggravata e falsità materiale commessa da un privato, un quarantenne di Salerno, procacciatore di affari già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha firmato per conto di un pensionato un contratto telefonico al fine di percepire la commissione di vendita del servizio. Infine, per furto con strappo nei guai un 34enne, la scorsa estate ha portato via dalle mani di una giovane 70 euro appena prelevate dalle poste centrali del capoluogo. Situazione opere pubbliche a Termoli, confronti tra la vecchia e la nuova amministrazione, il punto di Noi con l'Italia a Palazzo Sant'Antonio. Le risorse destinate alla realizzazione del tunnel di Termoli potrebbero essere impegnate per il rifacimento di marciapiedi o strade della cittadina, a ribadirlo in una conferenza stampa oggi a Palazzo Sant'Antonio l'esponente comunale di minoranza Antonio Di Brino, che ha fatto il punto sulle opere pubbliche portate avanti quando era alla guida dell'amministrazione adriatica, confrontando il suo lavoro con quello dell'attuale gestione sbrocca.
Il risultato del lavoro di 4 anni della mia amministrazione e di 4 anni dell'amministrazione Sbrocca. Posso dire che tanto lavoro, tanto impegno sono stati premiati nei miei 4 anni da sindaco e che insieme alla mia giunta, alla mia maggioranza, credo possa dire, tutti insieme possiamo dire, di aver realizzato delle opere importanti per la nostra città. A confronto, verificando invece l'azione di 4 anni dell'amministrazione Sbrocca, posso dire, e credo che lo possano dire tutti i cittadini, di non vedere un'opera per la città realizzata da questa amministrazione, se non quelle completate ed iniziate da noi. L'unica cosa che c'è, l'unica flebile speranza di questa amministrazione è in pratica il tunnel, la realizzazione del tunnel che ha avuto un finanziamento regionale di 5 milioni di euro che, se dovessi essere candidato alla regione ed eletto, sicuramente chiederò di eliminare quel finanziamento e di rimodularlo per sistemare tutti i marciapiedi delle strade di Termoli, comprese quelle di lottizzazione. Diversi comuni in qualità di enti appaltanti hanno ricevuto i fondi dalla Regione anche prima di Natale, ma ancora non pagano le imprese creditrici per i lavori eseguiti. A segnalarlo l'ACEM, che insiste sulla necessità che venga istituita una centrale unica di pagamento che effettui il trasferimento diretto delle somme alle imprese senza passare per gli enti appaltanti. I sindacati apprezzano l'impegno del gruppo industriale Era Ambiente volto a consolidare la propria attività nell'impianto di raccolta differenziata dei rifiuti e produzione di imballaggi di plastica a Pozzilli. L'azienda ha messo in campo oltre 5 milioni di euro per sostenere investimenti finalizzati al miglioramento della efficienza energetica del processo produttivo, con forte attenzione alla sostenibilità ambientale e alla occupazione. In qualità di centro capofila dell'ambito territoriale e sociale del Basso Molise, il Comune di Termoli ha aderito ad un progetto inerente alla tutela dei minorenni ed il sostegno alla genitorialità. Prevenire l'allontanamento dei minori con azioni tese a coinvolgere le famiglie in difficoltà e orientate a sperimentare forme di collaborazione tra il mondo del sociale e le istituzioni scolastiche. E questo è l'obiettivo del programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, al quale ha aderito il Comune di Termoli. Una iniziativa che intende fermare sul nascere il rischio di maltrattamenti all'interno delle mura domestiche e il conseguente allontanamento dei bambini dai genitori. Il programma è innovativo nel metodo, poiché responsabilizza la famiglia allo scopo di prevenire eventuali disagi nel nucleo. Intervenire direttamente sulla famiglia e non solo sui minori è una pratica nuova che ha dato risultati. L'educazione domiciliare, i gruppi per genitori e bambini, le attività di raccordo fra scuola e servizi e la famiglia d'appoggio sono i 4 dispositivi d'azione. Una proposta in chiave di prevenzione che prevede interventi in classe ma anche il supporto di psicologi ed educatori. A Termoli un'equipe multidisciplinare cercherà di supportare i genitori, facendo loro apprendere nuovi metodi per la crescita dei figli, aumentando la sicurezza dei bambini e migliorando la qualità dello sviluppo. Questa mattina all'Istituto San Pardo di Larino è stato presentato il progetto Scuola del Gusto, giunto alla 6ª edizione La filiera della carne, la sua trasformazione e gli obiettivi dell'edizione del 2018. Il corso vedrà il patrocinio dell'Ateneo Molisano. Le lezioni avranno cadenza settimanale per un totale di 42 ore tra aula e visite guidate. Il consigliere regionale Salvatore Ciocca, ospite questa sera della nostra trasmissione Focus, racconta la vicenda degli impianti petroliferi a Cerce Maggiore e del pericolo ambientale nella zona di Capoiaccio. Nell'occasione motiva la sua posizione rispetto alla società Autostrade del Molise.
Durante la trasmissione Focus, a cura della nostra redazione giornalistica, il consigliere regionale e presidente della terza commissione, Salvatore Ciocca, racconta le storie, documentate nel suo libro Capoiaccio Anno Zero, relative agli impianti petroliferi dismessi a Cerce Maggiore, i cui pozzi sono stati molto probabilmente usati per nascondere pericolosissimi rifiuti radioattivi. Nel corso della trasmissione, in onda questa sera alle 21, con repliche domani alle 16 e sabato alle 21, parla della sua posizione verso la società Autostrada del Molise, motivando il suo no all'emendamento del presidente Frattura. Avevo i dubbi che nella fretta quella notte si potesse votare un documento che, tanto abbiamo ancora qualche mese, quindi c'è tempo di riunire il Consiglio, certo, e di farlo. Sì. E tirando fuori solo la Regione Molise dall'associazione con l'ANAS, avremmo potuto avere delle sanzioni per questo abbandono, diciamo, unilaterale rispetto a delle spese che già erano in essere, e quindi oltre al danno la beffa. Capisco benissimo che un CDA che non lavora deve essere azzerato, però la domanda era: possiamo farlo da soli o insieme all'ANAS che è compartecipante a questa cosa? E quindi diciamo che non è stato la volontà di far proseguire il CDA, ma quello di evitare ulteriori danni alla regione su questa storia infinita. Perché che ricordalo, è la società è al 50%. ANAS Regione, nel momento in cui noi la chiudiamo, abbiamo la possibilità di legge di chiudere anche la compartecipazione di ANAS? O ci resterebbe sul groppone addirittura una cosa che quindi la cosa andava congegnata con ANAS o rivista con la nostra con il nostro ufficio legale legislativo. Questo l'abbiamo fatto successivamente. Non è che tre giorni ci hanno siamo quelli che volevano difendere, certo, le prebende, sì. Anche perché diciamoci la verità, le persone componenti del CDA che sanno di non svolgere nessuna attività dovrebbero essere i primi a dire da soli: non vogliamo più nulla, azzeriamo le nostre indennità perché non ce le stiamo meritando. Quindi, ma questo è un altro discorso che compete alle sfere personali. Nel momento in cui ci è stato chiarito che la fuoriuscita è possibile senza avere altre conseguenze per la regione, noi abbiamo presentato questa legge e azzeriamo questo CDA. Quindi questa avventura in questo momento andrà portata a zero spese. Quindi non è che ero impazzito oppure volevo difendere chissà che. Capisco le critiche, capisco pure però, e qualcuno ci deve dare la possibilità di studiarle le cose. Disegnare un nuovo modello di prevenzione delle patologie cardiovascolari nelle donne attraverso l'utilizzo di tecniche di ricerca innovative come le analisi di big data e lo studio dell'epigenetica. Questo è l'obiettivo del progetto che Benedetta Izzi, ricercatrice del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, porterà avanti grazie all'assegnazione di una borsa di studio conferita dalla Commissione Europea a ricercatori che propongono progetti all'avanguardia con l'obiettivo di favorirne la mobilità. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo prevalentemente coperto oggi sul Molise, con piogge sparse dalla sera sulla provincia di Isernia. Le temperature sono comprese tra i 6 gradi di Campobasso e la massima di 15 a Termoli. Venti meridionali, mosso l'Adriatico centrale, sulla regione domattina ancora tempo instabile. Valori climatici stazionari, ventilazione sud-occidentale. Il
Il portiere Massimiliano Barca ha fatto il suo esordio nella Serie B di calcio a 5 con la maglia del CUS nella sfida contro il Giovinazzo, vinta dai molisani 3-2. Per il club del capoluogo l'obiettivo del campionato rimane quello di raggiungere a fine stagione gli spareggi playoff dopo diverse vicissitudini che hanno condizionato il cammino del quintetto del tecnico Marco Sanginario ad inizio torneo. Nel campionato di pallacanestro nazionale in carrozzina, la Fly Sport Termoli esce sconfitta dal match contro il Santa Lucia Roma. Il quintetto capitolino è iscritto nel girone C della Serie B come squadra fuori classifica. Nel prossimo turno la Fly Sport osserverà il turno di riposo per riprendere poi le ostilità domenica 11 febbraio in casa del Don Orione Roma. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.